Ciao a tutti. Allora, oggi ho trovato un momento libero per girare questo video perché, a parte che adesso oggi c'è una giornata stupenda, fino a ieri ha piovuto 5 giorni di continuo, mi stavo per trasformare in una rana. Lasciamo perdere. Allora, qualche giorno fa in community ho messo un post, un post che vado a braccio e non mi ricordo esattamente cosa ho scritto, però un post che spiegava che io sto affrontando una situazione molto complicata di cui sanno poche persone e che ve ne avrei parlato in un video. Allora, premetto, parte adesso sto facendo skincare, mi devo truccare perché sto andando da Eurospin a prendere un paio di robe che mi servono, però premetto, dopo quel post le persone che hanno contatti privati con me mi hanno contattata su Instagram, su WhatsApp, ovunque avessero modo di contattarmi per dirmi Ali non lo fare, Ali ti prego non lo dire, Ali non è il posto giusto. Non sei nello spicchio giusto di YouTube. E io le ho ascoltate, ho ascoltato le loro ragioni e ci ho pensato, ci ho riflettuto tanto e ho capito che hanno ragione. Nel senso, questa piattaforma mi ha dato tanto, tantissimo. Mi ha dato delle persone meravigliose che sono nella mia vita, e questa cosa che ho scritto anche in quel post, mi ha dato tantissime persone che sono nella mia vita, che sono persone stupende, che io ringrazierò sempre per essere nella mia vita, per supportarmi, per aiutarmi, per ascoltarmi e quant'altro. Però purtroppo questa piattaforma è piena di gente malata, è piena di gente negativa ed è piena di gente psicopatica e frustrata che è qui su questa piattaforma solo per sfogare, come ho sempre detto, le frustrazioni della propria vita di merda. Questa cosa prima mi feriva molto, le cose che scrivevano prima mi feriva molto. Mi ferivano molto le cose che scrivevano. Voi sapete, non l'ho mai nascosto, non ve l'ho mai nascosto, non ho mai occultato. Perché? Perché io ho sempre parlato in chiaro su questa piattaforma, io non mi sono mai nascosta, non ho mai detto, non ho mai nascosto nulla fondamentalmente. Perché? Perché trovo che questo sia un modo per parlare, per dialogare, per raccontarsi, un diario, quello che è sempre stato YouTube per me. Per me questo è il mio diario, l'ho sempre detto, non i capelli, scusate, è sempre stato il mio diario, la mia finestra sul mondo, dove ho raccontato cosa mi è successo, ovviamente sempre cose che coinvolgono me in prima persona. Per esempio, voi sapete che l'anno scorso, più o meno di questo periodo, mio marito ha avuto un brutto incidente, però non vi ho mai spiegato o raccontato quello che è successo. Perché? Perché la cosa non riguarda me, riguarda lui. E siccome lui non è su YouTube, mi sembra giusto mantenere la sua privacy. Però le cose che mi riguardano io le ho sempre raccontate, senza paura, senza remora, senza timore, anche perché io non ho niente da nascondere, non ho mai fatto niente di illegale, la mia fedina penale è pulita, quindi non ho niente da nascondere. Però ho molto da tutelare, e non dalle persone sane che mi seguono, quindi i miei utenti che mi seguono, mi vogliono bene, mi sono affezionati. E magari mi commentano, io ho ricevuto tanti commenti sotto quel post e mi hanno fatto piacere, ragazzi, vi ho letto e risposto a tutti perché mi hanno fatto piacere. Però purtroppo questo lato di YouTube è pieno di gente malata, gente come una certa persona che viene con dei niccoscieni sotto tutte le live a ricordarmi che io non ho figli, ho cani, che mi occupo dei miei genitori, che poi vorrei capire come. Visto che i miei genitori abitano al piano di sotto, ma sono perfettamente autosufficienti, nel senso, se devo accompagnare per esempio mio papà a una visita medica, lo faccio volentieri perché sono sua figlia, perché lui mi ha accompagnata quando ero piccola alle visite mediche,
quando non potevo guidare, o quindi si è famiglia sempre, ci si occupa, ci si aiuta sempre tutti. È condivisione. Forse se non sapete questa cosa, mi dispiace per voi, ma è condivisione, cioè è affetto, è amore. Occuparsi dei genitori quando diventano anziani, che poi i miei genitori non sono anzianissimi, cioè ancora sono in grado di fare le cose da soli. Quindi loro abitano al piano di sotto, io abito al piano di sopra. Semplicemente li ho portati con me perché per me era diventato veramente difficile viaggiare molto spesso dalla Lombardia alla Sicilia, e quindi li ho portati con me e l'ho fatto con piacere. Quindi c'è questa persona profondamente malata che ogni live dove io vado entra con un niccosceno dicendo che non ho figli, che ho i cani, che mi occupo dei miei genitori. Sì, sti cazzi, non ho figli, ho i cani, mi occupo dei genitori, e quindi te sei solo come un cane. E allora? Cioè, mi dispiace per te che tu debba sfogare la frustrazione della tua vita di merda su un'altra persona che non ti ha fatto niente, fondamentalmente. Per cui, i soldoni, questa è la cosa che vi volevo dire. Io non parlerò di quello che mi sta succedendo, proprio perché in questo momento io ho bisogno di serenità e tranquillità, e perché non voglio che queste persone di merda prendano questo fatto e lo usino per attaccarmi nelle live. Quindi non lo dirò, mi dispiace. Io avrei voluto parlarvene, avrei voluto raccontarvelo, rendervi partecipi di quello che mi sta succedendo, però non lo farò, perché proprio perché ci sono queste persone, odiatori, gente di merda che ha preso il cognome di mio marito. Io ho dovuto blindare il mio Facebook. Io ho dovuto blindare il mio Facebook perché è stato preso il nome e cognome di mio marito, sbattuto nelle chat con quei niccosceni che ci sono, perché YouTube è pieno di gente malata, malata. Fatevi curare, fatevi vedere, perché qualcosa non va nella vostra vita. Gente che vomita veleno su YouTube per sfogarsi. Mi dispiace per voi, provo sinceramente pena per voi. Ragazzi, va bene così. Va bene così, nel senso, ci sono persone a posto, centrate, che hanno la propria vita, hanno raggiunto traguardi, felicità nella propria vita nonostante le difficoltà. E invece ci sono gente pezza di merda che è lì, che si deve sfogare, che deve scrivere cattiverie, che deve fare shitstorm. Mi dispiace per voi. Provo una sincera pena nei vostri confronti. E soprattutto provo pena per le persone che hanno a che fare con voi nella vita reale. Perché se siete così su internet, non voglio immaginare cosa voi siate nella vita reale. Non lo voglio immaginare. Oppure siete così dettiloni da tastiera, che sono quelli che fanno i leoni perché nella vita siete pecore. Quindi non siete in grado di farvi rispettare, valere, quindi dovete fare abbaiare, fare i cani su YouTube, così, o sui social in generale, Facebook, scusate, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia tutti i social del mondo, perché non è che sono solo su YouTube, sono ovunque. Cioè io leggo di quelle cose su Facebook che sono agghiaccianti, agghiaccianti. Per cui mi dispiace che voi nella vita siate pecore, che quindi se incontrate qualcuno non siete in grado di farvi valere, e che davanti, se avete qualcuno davanti e gli fate boh, scappate perché vi cagate in mano. Sono sicura che queste persone, se mi avessero davanti, non avrebbero mai il coraggio di dirmi una cosa del genere. Quindi fate abbastanza pena, abbastanza. Ed è per questo motivo, proprio perché, non perché io abbia paura, attenzione, perché se doveste usare questa mia cosa per andarmi contro, scrivere delle oscenità in live, questa cosa non andrebbe a detrimento mio, ma vostro. Siete voi che vi qualificate. Però ripeto, siccome in questo momento non ho assolutissimamente voglia di affrontare sta gente di merda, preferisco non dire nulla e lasciare che la cosa rimanga tra le persone che mi conoscono, che mi sono vicine e che mi seguono, anche oltre YouTube, diciamo, ecco.
Quindi mi dispiace perché mi privo io stessa di raccontare un'esperienza che mi ha segnata, me ne privo perché avrei avuto voglia di parlarne, di spiegarvi, di dirvi, raccontarvi quello che mi è successo, me ne privo perché ovviamente devo evitare sta gente di merda. Quindi, tutto qua. Questo è il motivo per cui io non ne parlerò. E ho seguito tutte quelle persone che mi vogliono bene e che mi hanno detto: no, Ali, ti prego, non lo fare. Non lo fare. Ricordati da che parte di YouTube sei. Tutto qua. Per il resto mi vedete nelle live, continuo a stare su YouTube tranquillamente, mi vedete nelle live di Isa, nelle live di Sandro, nelle live del Bara. Non vado in molte altre live perché io raramente tipo entro da Senz'anima a salutare. Però purtroppo Senz'anima fa le live in un momento in cui magari io ho da fare, quindi io la sera sono più libera. Di conseguenza la sera mi metto sul letto con il tablet, l'iPad e mi guardo una live, entro nelle live, quindi mi vedete spesso da Isa. Vi lascio sotto giù nell'info box il canale di Isa, così se avete voglia mi trovate praticamente spesso, sempre lì la sera, perché tanto non ho un cazzo da fare. La TV non la guardo, mi rifiuto, perché ragazzi... Quello che sta succedendo in Palestina è veramente gravissimo. Io non ne ho voluto parlare, non ho fatto post, non ho fatto, anche perché questa cosa mi devasta. Le immagini della Palestina mi devastano. Le foto, sia da una parte che dall'altra, perché ragazzi, le vittime sono da una parte e dall'altra. Non c'è chi ha ragione e chi ha torto, sono tutti vittime. I civili sono tutti vittime, palestinesi, israeliani, tutti vittime. Quindi io sono per l'umanità, siano essi palestinesi, israeliani, a me non interessa chi ha torto, chi ha fottuto la striscia di Gaza, non me ne può fregare di meno. Le ragioni politiche a me non interessano, chi si è fregato la striscia di Gaza, quello che... Non me ne frega nulla, a me interessa che la popolazione sia salvaguardata, sia da una parte che dall'altra. Quindi la televisione non la guardo, mi rifiuto perché ovunque ci sono edizioni straordinarie, parliamo di qua, non ce la faccio, non ce la faccio, perché non ho la serenità mentale per affrontare una cosa così grande. Guardo cazzate, preferisco stare su YouTube, cazzeggiare, ridere, scherzare, anche se qualcuno dice che siamo allupate, arrapate, che facciamo live nonsense. Io per esempio la live di Halloween sarei voluta salire tantissimo, però... Era tardi, mio marito era molto stanco ed era già a letto e quindi non mi sembrava il caso disturbarlo mettendomi a chiacchierare, perché a casa mia si sente tutto, perché anche se mi metto in cucina che è a 80 metri quadri, lontana dalla sala, dalla camera da letto, comunque si sente, perché la voce con un appartamento che ha tutto, le mura in cemento armato si sente tutto. Si sente anche se mio papà mette la televisione un po' più alta al piano di sotto. Quindi per questo vi dico, raga, io dopo una certa ora nelle live io non posso entrare. Ad Halloween ci siamo divertiti tantissimo, tantissimo. È stata una live stupenda, divertentissima. E per questo bisogna ringraziare quel santo uomo di Ponilani che mi fa ridere da morire. Pony, sei mitico. Ragazzi, è stata una live divertentissima, ma come tutte le live di Isa, da Isa ci si diverte, anche se a qualcuno questa cosa non piace, fattene la ragione, noi ci divertiamo e quindi fatti i cazzi tua, va per cui mi vedete lì la sera, di giorno no, di giorno raramente perché comunque di giorno sono fuori o sto facendo altro o devo cucinare o dovevo fare l'orto invernale, ho dovuto interromperlo perché ha piovuto in modo incredibile, ragazzi, cioè impressionante. Il terreno si è talmente saturato che non assorbiva più l'acqua, quindi adesso devo aspettare che si asciuga tutto per poter continuare a lavorarci. E non so quando lo potrò fare perché poi diventa troppo tardi. Quindi non lo so. Ho dovuto interrompere perché proprio il terreno non assorbe più acqua. È talmente saturo di pioggia dopo 5 giorni di pioggia consecutiva. Ci sono stati danni? Sì, noi qui in Lombardia abbiamo avuto danni. Ci sono stati danni in Emilia-Romagna, ci sono stati danni in Toscana,
in Liguria. Raga, non è normale. Cioè, noi abbiamo avuto fino a fine ottobre praticamente 25 gradi. Ragazzi, quando mai in Lombardia fino a fine ottobre 25 gradi? Quindi il clima è impazzito, il clima è impazzito, e poi ci sono danni, alluvioni, allagamenti, insomma, frane, smottamenti, de più, è de tutto. Quindi ho seguito anche qualche cosa più extra, questo spicchio, per esempio la storia che è successa a Daniela Zarin, gravissima, gravissima ragazzi. Mi è dispiaciuto un sacco, tanto che ho lasciato un commento, cosa che non faccio mai, anche perché io non sono iscritta a Daniela Zarin completamente. Però il video è andato in tendenza, quindi è comparso nella home page e l'ho visto. Io conosco questo ragazzo perché seguivo ex Murri, che fanno questi video ogni tanto così, siccome è un ragazzo palermitano, e quindi lo seguivo. E ogni tanto c'era anche questo ragazzo, Daniela Zarin, che fa un format che a me non interessa perché io non so palestrata, quindi fondamentalmente non. Però io gli ho lasciato anche un commento, proprio perché gli odiatori seriali, gli haters che parlano di certe cose, che si mettono in bocca certe cose delicate, a me fanno schifo. Perché la perdita di un figlio, ragazzi, è una tragedia enorme. Più grande di non poterne avere proprio, perché almeno non ne puoi avere. E vabbè, ci fai il callo e dici ok, non è capitato, però perdere un figlio è brutto. Perdere un figlio è brutto. E quando gli haters usano questa cosa orribile per andarti contro, fanno schifo. Quindi mi sono sentita di scrivergli questo commento. Poi è venuto fuori perché dopo la faccenda si è avuto delle evoluzioni, perché questo altro tizio ha fatto un video, ha spiegato, io non lo so. Cioè, per me tutta paraculata. Mi dispiace, ma lui ha fatto una cosa oscena. Si è meritato la shitstorm? No. Allora, io avrei evitato, cioè nel senso, ok, tu vuoi fare un video, spieghi, però la shitstorm che poi ne è derivata, le minacce di morte, questo no, non deve mai accadere comunque. Ti prendi le conseguenze di quello che hai fatto, perché perdi follower, in automatico, però la shitstorm, ad arrivare a certi punti di cercare la famiglia, minacciare, no, ragazzi, no, mai, mai, nemmeno se avesse ucciso qualcuno. No, io sono sempre molto garantista anche nei confronti degli assassini. Ragazzi, ripeto, non ci dobbiamo mai mettere al loro livello, mai. Quindi io sono per nessuno tocchi Caino. Ero iscritta prima all'associazione, poi io non ho più rinnovato l'iscrizione, ma per me è nessuno tocchi Caino, sempre e comunque. Caino non va toccato. Non bisogna mai abbassarci al livello di chi sbaglia. Quindi, se tu sbagli e fai una cosa orribile, non ci bisogna essere delle persone orribili per fartela pagare. Questo è sicuro. Quindi a me è dispiaciuto molto per questo ragazzo, perché il suo dolore è il dolore della moglie di riflesso. Anzi, forse per il papà è un po' meno doloroso, è doloroso uguale, però per una donna è veramente devastante, quindi mi è dispiaciuto e io ho lasciato un commento. Questo fa parte tutto degli odiatori seriali, gli odiatori seriali, quindi non ferite noi, ferite voi stessi, perché io dico sempre che noi riceviamo l'energia che regaliamo al mondo e prima o poi torna tutto indietro. Torna tutto indietro, si dice non sputare in cielo, che in faccia ti torna. Torna tutto indietro, ragazzi, tutto. E quindi niente, adesso mi sto truccando un attimino perché mi metto solo un po' di correttore, non faccio nient'altro, perché devo andare solo da Eurospin a prendere due robe. Finito il latte, è che ieri sono stata da Primark. Raga, mi sarei portata tutto Primark, avrei fatto una chiara d'Alessandro qualunque, mi sarei portata tutta Primark, c'erano cose graziosissime, tipo i pigiami del Grinch, le felpe del Grinch, ho preso. Allora, non ve li ho fatti vedere, non vi ho fatto un video perché francamente non ho avuto voglia, però ho preso delle tute, una felpa con stitch troppo carina, perché io ho 45 anni ma indosso ancora le felpe da ragazzina, perché il fisico me lo permette. E
Poi cosa ho preso? Beh, ho preso tre pigiami, uno con gli avocado, l'ho fatto vedere alle mie amiche, è stupendo. Uno con gli avocado, poi ho preso alcune tute per mio marito, per mio papà, per mia mamma, insomma, ho preso un po' di roba. Mi sono sentita una ladra, ho speso quasi 300 euro da Primark, però ci vado 2 volte l'anno, quindi non ci vado tutte le settimane. Di conseguenza avevo un po' di roba da prendere. 2 volte l'anno si può fare. Infatti non andavo in quel centro commerciale che è in provincia di Brescia da un sacco di tempo. Hanno cambiato un sacco di cose, tipo hanno fatto il negozio che vende le poké, che non c'era quando ci sono andata l'ultima volta l'anno scorso, e ho mangiato la poké. A parte che ho fatto mangiare la poké a mia mamma per la prima volta, mia mamma mi ha detto: "Ah, era questa la poké", perché mi sento ogni tanto dire la poké, la poké, la poké. Le è piaciuta. Quindi mi ha detto: "Ah, che buona!" Di conseguenza, ecco, mi sono messa solo un po' di correttore per darmi un aspetto umano, giusto per non sembrare un fantasma, con gli occhi cerchiati. Sto dormendo poco e in più aspetto il ciclo, quindi mix di cose. Bene, io spero che voi abbiate compreso quello che io intendevo dire. Spero che la cosa non vi addolori, non vi rattristi. Non è che non mi fido di voi, ragazzi, assolutamente. Io di chi mi segue, dei miei follower, che cazzo dico, come se fossi la più navigata delle influencer, dei miei utenti, mi sono sempre fidata. Ed è anche per voi che io ho parlato della mia vita, di quello che faccio, ovviamente sempre non scendendo troppo nei particolari. E per voi. Perché ci tengo a voi, però purtroppo io mi devo fermare. Devo fermarmi dal parlare della mia vita privata, di quello che mi sta succedendo, di che mi succede o che mi succederà, per la gente di merda. E purtroppo la gente di merda è tanta su questa piattaforma, tanta. Soprattutto dopo il Covid, ed è una cosa che io ho sempre, una riflessione che ho sempre fatto. Io mi auguravo, mi sono sempre augurata che il Covid ci avesse migliorati, e invece no, ci ha peggiorato, ma di brutto, di brutto. Quindi mi dispiace, ma questa è la situazione. Ho preferito ascoltare chi mi conosce, chi mi vuole bene e conosce la situazione, invece di fare di testa mia, come faccio sempre, perché io faccio sempre di testa mia. Quindi mi perdonerete per questo. Non è una mancanza di fiducia nei vostri confronti, questo ci tenevo a dirlo. Bene, vi saluto e vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao!